Casa Energy. Bentrovati a tutti gli ascoltatori da parte di Francesco Risso, questa è Casa Energy, ospite del nostro appuntamento Vittorio Sclaverani, che insieme a Steve Della Casa sono i timonieri artistici del Festival Internazionale di Lavagnino, undicesima edizione, che si svolge nella splendida cornice di Gavi in Val di Lemme. Buonasera Vittorio, bentrovato. Buonasera a tutti, ciao. Dal 21 al 25 giugno parte questa nuova edizione del Festival Internazionale Angelo Francesco Lavagnino a Gavi, in provincia di Alessandria. Quest'anno si vuole omaggiare il regista recentemente scomparso Mario Monicelli con Risate di Gioia. Un omaggio importante, Vittorio. Sì, Risate di Gioia è proprio il sottotitolo, il filo rosso del festival, perché abbiamo voluto dedicare questo omaggio a Monicelli, che è scomparso alla fine dello scorso anno. Lo facciamo con tre film che appunto sono un po' il filo di tutto il festival, incominciando col Medico lo Stregone del 57, con De Sica e Mastroianni, ma poi anche con il suo ultimo film, ovvero un film sul suo quartiere romano, quartiere Monti, quel film vicino al Colosseo Cemonti che Monicelli fece nel 2008, e poi la consueta proiezione al Forte di Gavi il venerdì 24 giugno con Totò e Carolina, con Totò e Anna Ferrero, con le musiche di Angelo Francesco Lavagnino, a cui è dedicato appunto il festival. Il festival, come ogni anno, sarà ricco di grandi idee e novità. Saranno presenti dei laboratori che si concentreranno sulla figura del documentarista e sulle delizie enogastronomiche locali riviste in chiave cinematografica, vero? Sì, da qualche anno portiamo avanti un workshop di cinema e cucina che conduce una grande chef low food, che è Anna Rivera, che anche col suo workshop lavorerà intorno ai film di Mario Monicelli. Invece c'è una novità, dopo una lunga collaborazione con Elisabetta Gianni dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino. Quest'anno abbiamo chiesto al regista Sandro Carnino di condurre un workshop di cinema che lavori sia sulla documentazione del festival, ma che poi lavori anche sulla documentazione del territorio. Sandro Carnino è un regista di documentari molto attento e molto rispettoso, molto slow food, quindi ci piace molto il suo lavoro e abbiamo chiesto a lui di condurre la masterclass. Poi per la prima volta abbiamo organizzato un concorso fotografico chiamato Gavywood, giocando un po' sia sul nome della città, sul nome del vino più famoso che viene prodotto sul territorio, e poi ovviamente un po' può giocare in grande, ma anche su Hollywood, nel senso che con questo concorso si vuole cercare di, con immagini cinematografiche, cercare di valorizzare il più possibile il territorio di Gavi, che soprattutto è un punto importante per la produzione del vino. Io sono la tierra de tu raíz, el talismán de tu piel lo dice. Io sono la tierra de tu raíz, me lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Io sono la tierra de tu raíz, el talismán de tu piel lo dice. Io sono la tierra de tu raíz. A ver qué dices tú cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, tú y yo el desnudo y el corazón. Seremos uno. Casa Energy su Radio Energy, ancora una buona serata da Francesco Risso, oggi in compagnia di Vittorio Sclaverani, che insieme a Steve Della Casa dirigono artisticamente l'undicesimo Festival Internazionale di Lavagnino, che si svolgerà a Gavi dal 21 al 25 giugno. Non mancheranno, Vittorio, le proiezioni, e quest'anno il programma spazierà dal cinema contemporaneo legato al territorio alessandrino e ad alcune gemme firmate da Mario Monicelli. Sì, ti ringrazio per il gancio, perché giovedì sera faremo vedere i corti realizzati dai giovani registi indipendenti che lavorano soprattutto nella provincia di Alessandria, dove si svolge il festival. Sono i cortometraggi raccolti dall'associazione Piemonte Movie, che organizza per il secondo anno di fila il Festival Lavagnino durante il Global Film Festival di marzo. E poi, come citavamo prima, anche due lungometraggi di Mario Monicelli, e poi appunto anche il suo ultimo film. E poi anche visto che appunto è cinema e musica questo festival, il mercoledì 22 giugno faremo un omaggio a Tenco, che è un altro cantautore molto legato a quel territorio, perché nacque proprio lì vicino ad Acqui Terme, con lo spettacolo dal vivo delle Voci del Tempo,
composte da Marco Peroni, Mario Congiu e Mau. E anche quest'anno verranno assegnati premi importanti. Il premio nazionale Musica e Cinema Lavagnino è attribuito a Francesco Salvi. Con quale motivazione, Vittorio? Dunque, questo appunto Francesco Salvi è un po' rientra nel filone, diciamo, comico che tutta la rassegna quest'anno è declinata. Francesco Salvi è veramente una figura poliedrica, nasce come attore, poi a un certo punto, dopo i suoi primi successi televisivi e cinematografici, passa anche alla canzone con tormentoni proprio in pieno stile anni 80. E poi una cosa che non tutti sanno: prima di scrivere un romanzo che è stato pubblicato circa 2 anni fa, si è messo a tradurre letteratura americana in francese noir, gialli, tra l'altro il più cinematografico, e Sparate sul pianista. Poi Truffaut ha tratto il suo romanzo con Charles Aznavour. Visto che è un premio che fonde più discipline artistiche insieme, ci è sembrato quest'anno che Francesco Salvi potesse essere la persona che incarna questi diversi aspetti artistici. Un'altra cosa importante è che recentemente, in questi giorni, Francesco Salvi è in Piemonte per girare l'ultimo film di Marco Tullio Giordana, ovvero il film che racconta la vicenda della strage di Piazza Fontana avvenuta a Milano nel 1969. Spiagge dipinte in cartolina, ti scrivo, tu mi scrivi, poi torna tutto come prima, l'inverno passerà fra la noia e le piogge, ma una speranza c'è, che ci siano nuove spiagge. Ancora una buona serata da Francesco Risso, questa è Casa Energy, ospite di oggi Vittorio Sclaverani, che insieme a Steve della Casa dirigono artisticamente l'11° Festival Internazionale di Lavagnino, che si svolge nella splendida cornice di Gavi dal 21 al 25 giugno. Vittorio, oltre al premio di Francesco Salvi saranno assegnati altri premi. Secondo premio del festival è più calcistico, nel senso che da 6 anni il Festival Lavagnino organizza un appuntamento per tutti i tifosi del territorio alessandrino, che sono tanti, appunto il Toro Day, che consiste nel premiare una persona particolarmente importante per il, diciamo, il mondo granata. Quest'anno, che è stato molto difficile per i tifosi del Toro come stagione, abbiamo pensato di premiare una figura che invece è molto forte, che incarna ancora tutti i valori sani sia del tifo granata, ma anche direi del calcio, visto gli ultimi scandali. Abbiamo pensato di premiare il cappellano storico del Toro, ovvero Donaldo Rabino, che è veramente una figura unica, che da anni celebra messa il 4 maggio, il giorno dell'anniversario della tragedia di Superga, ma anche molto impegnato in ambito giovanile, è un importante dirigente della Federazione Calcio Italiana a livello giovanile, e poi ovviamente è impegnato in ambito sociale con, diciamo, il suo primo impegno di parroco, soprattutto in Brasile con le sue missioni. Quindi è una figura che appunto incarna più aspetti che possono in qualche modo anche consolare il tifo granata in questo periodo. Vittorio, grazie per essere stato nostro ospite questa sera. Grazie a voi, buona serata. Casa Energy vi dà appuntamento a martedì prossimo alle 18:15 qui su Radio Energy. Grazie a Ferdinando Calcagnile in redazione. Sono Francesco Risso, vi auguro una splendida serata.